Cazzaniga, Penserini, Tavernelli, Milani e Arrigoni, niente di nuovo sotto il sole per Mattia Ferrari, quintetto classico, standard che più standard non si può. Vediamo chi partirà invece in quintetto per la APU, che sta per Amici Pallacanestro Udine. Gli arbitri, ricordiamo, sono il signor Giusto e la signorina Maschietto, perché una signorina si chiama Maschietto, non l'ho inventato io, scusate, vi dico la verità, si chiama proprio così. Quintetto di Udine che tarda ad entrare in campo, ne hanno tanti, forse devono sceglierli prima. Abbiamo sicuramente il numero 12, che è Federico Bellina, che è centrone a vedere dalla stazza fisica. Il numero 5 è Filiberto Dri, il numero 10 che è Usman Gueye, e poi anche Claudio Mulini in quintetto con il numero 14, e il numero 6 playmaker titolare Andrea Piazza, che all'andata era incappato, ve lo dico per averla vista poi sul sito e sulla televisione friulana, era incappato in una serata poco felice, ma vi posso assicurare che è giocatore assolutamente di qualità. Prima palla per Legnano, si parte, Tavernelli chiama il gioco per Penserini, Penserini sotto, va a realizzare in taglio i primi due punti di Legnano, e difesa di Udine ancora imballata. Poi palla recuperata da Legnano su un attacco, no, la palla finisce a Piazza che la dà a Dri, aveva comunque difeso bene Legnano toccando la palla due o tre volte. Dri fuori per Gueye, Gueye contro Milani, si alza da tre, sbaglia, rimbalzo di Cazzaniga, riparte Legnano, Tavernelli, Tavernelli per Arrigoni, Milani fuori a ricevere, marcato dall'amico Munini. Ancora Arrigoni, ci prova da tre, bomba, bomba, comincia bene Legnano con un 5-0, e poi Tavernelli rimane anche giù a dare fastidio in difesa a Piazza, Piazza per Munini, Munini per Gueye, marcato da Penserini, la differenza fisica è evidente, infatti il buon Giovanni non può far altro che commettere fallo sull'entrata del giocatore di colore col numero 10, maglia Udine. Udine. Niente da dire, fallo ci stava assolutamente tutto, tanto rimessa per Udine, palla in mano a sempre Gueye, sfida Penserini, poi passa Bellini, tenta di sfondare Cazzaniga, anzi no, Tavernelli recupera palla e si avvia in contropiede, due punti facili, appoggio al ferro, più 7 Legnano, partenza bruciante dei nostri. Bene, 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 gran contropiede di Legnano su palla recuperata, 7-0, Piazza, Piazza per, ancora per Gueye, sempre marcato da Penserini, autore del primo fallo finora della partita. Dri si libera di Milani, poi la dà nell'angolo, Piazza da tre punti, canestro. Ben costruita. Va a referto Udine, azione ben costruita, Piazza in angolo, ha messo la bomba che porta Udine a tre, poi palla recuperata ma fallo di Claudio Munini, che aveva favorito il recupero della sua squadra. Per gli arbitro, per l'arbitro quello maschio, che non si chiama Maschietto perché Maschietto è la signorina, è fallo di Claudio Munini, rimessa dal fondo per Legnano, comunque era una palla recuperata da Claudio. Arrigoni, Arrigoni per Cazzaniga, Cazzaniga per Milani, ci prova da tre, bomba, bomba, Tommaso Milani dall'angolo, 10-3 per Legnano. 8 minuti ancora da giocare, buon inizio dei ragazzi, senza timore per una squadra che, ripeto, sarà un parere personale, ma secondo me è una squadra molto forte. Gueye lungo il tiro, rimbalzo di Cazzaniga, Tavernelli contropiede, Arrigoni per Penserini, Penserini in entrata, riesce a conservare, no, palla persa e recuperata da Munini e Gueye in coppia. Dri, Dri per Bellina che si è visto poco, palla sotto per Munini, fuori per Dri che ci prova da tre, tiro è corto, rimbalzo di Penserini, andiamo ragazzi, andiamo ragazzi, Cazzaniga, Cazzaniga per Milani, Milani per Tavernelli che chiama il gioco,
Arrigoni ci prova ancora lui da tre, tiro corto, rimbalzo di Gueye. Cazzaniga aveva toccato la palla ma favorendo il giocatore col numero 10, forse era meglio che non l'avesse toccata. Poi stoppatona di Cazzaniga su Gueye che sortisce l'effetto di non subire un canestro quasi sicuro. Rimessa dal fondo per Gueye, Munini dal mezzo angolo, canestro di Claudio. 10-5 per Legnano. Tavernelli passa alla metà campo, Milani fa a pendolo Penserini, esce dall'altro lato ma non riceve, riceve Cazzaniga, ci prova lui il piazzato, due punti, bravo Roberto. Bravo Roberto, primo tiro, primo canestro. Poi porta palla Gueye e non piazza. Fuori per Bellina che non si è ancora visto perché non ha ricevuto una palla giocabile finora, piazza ancora lui, palla recuperata da Munini, si alza Munini da lontano, canestro da tre punti di Claudio Munini che sta giocando veramente bene. 12-8 per Legnano in un amen, Udine ha ricucito quasi interamente lo strappo grazie ai tiri da tre, Milani da tre, lunga, rimbalzo di Udine e fallo di Tavernelli a rimbalzo secondo l'arbitro che assomiglia in maniera impressionante al commissario Montalbano e non solo perché è pelato. Gueye rimessa per Piazza che passa la metà campo a 100 all'ora, poi aspetta l'arrivo dei compagni. 12-8 per Legnano, 5-50 da giocare, palla per Dri, marcato da Milani, Bellina fuori a fare la boa, palla ancora per Munini. Munini in angolo per Piazza, saltano tutti e così non è saltati sulle finte di Piazza, il quale ha messo un tirettino dai 3 metri portando a meno 2 i suoi. 12-10 per Legnano. Milani, marcato da Munini, cerca lo spazio per l'entrata, poi arresto e tiro di Milani e canestro di Tommaso Milani, arresto e tiro sempre da manuale per il nostro numero 14 che porta appunto a 14 punti di Legnano, poi palla buttata nel nulla da Gueye che favorisce il recupero di Milani e Tavernelli. Vuole palla Arrigoni sotto contro Bellina, Arrigoni si gira, tira, realizza Marco Arrigoni. Mamma mia ragazzi, che partita che sta facendo anche Arrigoni. E stiamo assistendo, Clede, a dei canestri veramente ben fatti da entrambe le parti. Sì, sì, stanno giocando bene a pallacanestro, tutte e due le squadre. Munini fuori per Piazza, c'è addirittura fuori Cazzaniga su Piazza. Piazza la dà fuori per Dri, poi ritorna Bellina, 24 secondi, tiro assolutamente non valido e gran difesa di Legnano con Roberto Cazzaniga che si era trovato a marcare addirittura il play avversario che è alto più o meno un terzo di lui. Poi l'arbitro commissario va a dire qualcosa al nostro coach di stare tranquillo, ma per adesso non è nemmeno sudato Mattia, quindi vuol dire che non è ancora entrato in partita. 16-10 per Legnano, attacco di Tavernelli per Penserini che mette giù la palla, va a subire il fallo. Fallo di Filiberto Dri, convinto fosse fallo di Gueye, ma il fallo è stato fischiato al numero 5 in maglia nera. Tavernelli per Penserini, Milani esce, non ci pensa due volte, Tommaso Milani, 18-10 Legnano, andiamo ragazzi, 4 minuti, partita a punteggio alto Luca. Sì, e soprattutto Legnano che si sta dando veramente tantissimo da fare sia in attacco che in difesa, tanto l'entrata di Munini, il pallone si arrampica sul ferro e entra alla fine. 12 per Udine, 18 per Legnano, 3:48 da giocare, palla in mano Legnano. Tavernelli per Arrigoni, fuori per Milani, mette giù palla contro Gueye, poi fuori ancora per Riccardo Tavernelli, blocco di Cazzaniga. No, palla buttata via da Tavernelli, Arrigoni assolutamente non si aspettava il passaggio, ma recupero di Legnano. Penserini da tre, corta, rimbalzo di Cazzaniga, dai ragazzi,
Tavernelli chiama lo schema, non abbiamo pagato per fortuna sulla palla persa perché siamo andati immediatamente a recuperarla. Milani per Tavernelli, marcato da Piazza, fallo di Piazza. 6 nero, spinge, laterale per Legnano. E primo cambio per Udine, esce Gueye ed entra il numero 8 Riccardo Truccolo, giovanili Benetton Treviso, mi pare di ricordare. Laterale per Milani, Milani fuori per Penserini. Palla per Tavernelli, blocco di Cazzaniga. Si apre Cazzaniga, pick and pop di Cazzaniga e più 8 Legnano, grande, grande giocata anche questa di Legnano. 20-12, 2:50 da giocare, Dri marcato da Milani, fuori per Bellina marcato addirittura da Tavernelli, Cazzaniga sempre su un piccolo, fallo fischiato a Roberto Cazzaniga. Anche in questo caso niente da dire, evidentemente toccato. Ma sai Piazza. Luca, secondo me è perché era un lungo contro un piccolo. Esatto. Due giocatori della stessa misura forse non avrebbero fischiato niente. Cambio intanto per Udine, entra il numero 19 Mattias Principe, è uscito Claudio Munini che stava giocando molto bene. Drin entrata contro Cazzaniga che lo stoppa, poi seconda stoppata, poi c'è un fallo fischiato a Penserini, credo. Penserini, sì, dopo. E due liberi per il neo entrato Mattias Principe, che comunque si era beccato uno stoppatone, ed è secondo fallo per Penserini e nel primo quarto non è che sia una notizia proprio bella. Assolutamente no. Vediamo se Mattia lo rischia al primo quarto con due falli. Non vedo nessuno sul cubo dei cambi. No, neanch'io, né Maioko né sarebbe il caso Dario Borroni. Sbaglia il primo lì, eccolo qua, è arrivato. Cambio. Abbiamo chiamato, c'è Dario Borroni sul cubo dei cambi. Intanto sbaglia Principe, il primo libero. È entrato a freddo dalla panchina, ha detto devo tirare io, ma è così lontano. Segna il secondo. 20-13 e cambio per Legnano. Esce Giovanni Penserini ed entra il buon Dario Borroni con scarpe arancioni antinebbia alla Benzo è famoso per quelle scarpe lì, sempre gialle, arancioni, viola. Tavernelli ci prova lui da tre, lungo, rimbalzo e di Bellina, scusate. Riparte Piazza sul 20-13 per Legnano. Bellina che fa sempre la boa al centro area, fuori ancora per Piazza, difesa ragazzi, difesa. Bellina da lontanissimo, lungo, anzi è girato sul ferro due volte ed è uscita, mamma mia ragazzi, sfortunato il giocatore udinese col numero 12. Poi Tavernelli, arresto e tiro, canestro di Riccardo Tavernelli, 22-13, poi difesa allungata per Legnano con il numero 8 Truccolo che porta palla e Piazza gioca stabilmente in angolo. Palla recuperata da Arrigoni che se ne va in contropiede a schiacciare il più 11 per Legnano, grande Marco. E il Naz Palace apprezza e non e poco. E ci mancherebbe altro. Cambio, esce Roberto Cazzaniga, esce Riccardo Tavernelli ed entrano in sequenza Federico, capitan Maioko e Albertino nostro Navarini. Per l'ultimo minuto e 24 secondi. Grande, grande operazione tattica di Mattia che ha tolto due del quintetto a 1 minuto e 24 sul più 11 per evitare ovviamente falli. Intanto è entrato un altro ragazzo col numero 16 per Udine, Della Cruz, giocatore anch'egli di colore. Filiberto Dri in entrata va a realizzare il 15° punto per i suoi colori contro i 24 di Legnano. Navarini subisce fallo e non andrà in lunetta, no, perché arriva al quarto fallo adesso la formazione di Udine. Laterale per Legnano, magari se qualcuno va a dargli una mano, povero Navarini è lì da solo, ecco qua. Va Borroni a consegnare la palla al playmakerino col numero 5 di Legnano,
Borroni per Milani. Milani in entrata, no, mette giù la palla e poi infrazione di doppio palleggio fischiata con colpevole ritardo a Tommaso Milani. C'era, l'abbiamo vista tutti, però andava fischiata subito. Della Cruz porta palla, 48 secondi da giocare, un attacco per squadra e quello Udine suo se lo sta consumando adesso, ma perde la palla perché c'è Capitan Maiocco a recuperarla e Navarini a portarla dall'altra parte. Navarini per Borroni, dai Dario. Milani, ancora lui, blocco di Maiocco che si apre per ricevere, poi la dà ancora Tommaso Milani, 6 secondi per tirare, fa Milani in entrata e subisce il fallaccio di Mattias Principe che lo manderà in lunetta a 19 secondi dalla fine. Altro cambio per Legnano e anche per... esce Della Cruz, rientra Osman Gueye per Udine, esce Marco Arrigoni applauditissimo per Legnano, entra il numero 15 Maiocchi che ha un plurale in più rispetto a Capitan Maiocco. Milani in lunetta, segna il primo, più 10 Legnano. Secondo libero per Tommaso, segna anche il secondo, più 11 Legnano, 19 secondi da giocare nel primo quarto. Porta palla Gueye, marcato da Borroni. Gueye in entrata da solo, va a appoggiare e a subire anche fallo. Peggio di così non poteva andare nell'ultima azione. Subiamo un gioco da 3 punti da Gueye. Fallo di Maiocco, primo fallo e libero per Osman Gueye a 9 secondi da giocare, ci sarebbe il tempo per imbastire un'azione. Maiocco che è arrivato in ritardo, pensava alla stoppata, ma intanto sbaglia il libero Gueye. Sbaglia il libero Gueye, la palla viene consegnata a Legnano per invasione da parte di Principe e Bellina in coppia. E ultima azione, 8 secondi, calma Alberto, calma che c'è tempo. Navarini vorrà tirare lui, no, riesce a darla a Maiocco che però non organizza proprio un bel niente. La partita, il primo quarto termina sul 26, Euro Promotion Legnano 17, pallacanestro Udine. Per ora va bene. Niente da abbiamo dire, giocato credo. Benissimo il primo quarto, loro hanno giocato discretamente anche loro, per adesso è una bella partita e soprattutto Legnano è avanti con 26 punti segnati in un quarto che rispetto ai 57 totali segnati a Orzi Nuovi domenica, insomma, e anche nella partita precedente qui al Knights Palace punteggio veramente esatto. Contro Pordenone, intanto è tutt'altra partita. Aspettiamo le cifre. Intanto che aspettiamo le cifre, le impressioni così a caldo dopo la fine del primo quarto, crede, è che il coach Ferrari questa partita l'abbia preparata veramente bene. Sa di sì, ci stavo pensando anch'io, secondo me Ferrari ci ha fatto la nottata per preparare al meglio questa partita. Ovviamente se poi l'avversario è più forte, tanto di cappello. Ma per adesso il nostro coach sta avendo ragione. Anche perché mentre Legnano gioca con cuore e testa soprattutto, sì, sia in attacco che in difesa, Udine spesso mi sembra un po' spaesata e si affida più all'iniziativa dei singoli, sì, dei singoli che un gioco vero e proprio. Anche Gueye ogni tanto è sembrato un po' fuori contesto. Sì, intanto abbiamo già 9 punti per Tommaso Milani, 7 per Marco Arrigoni, 4 per Tavernelli, 2 per Penserini, 4 per Cazzaniga. Per Udine 7 punti per Claudio Munini, 1 per Mattias Principe, 2 per Gueye, 5 per Piazza e 2 per Dri. Rimbalzi finora a nostro favore 5-3 con 3 rimbalzi di Cazzaniga, 1 di Penserini, 1 di Milani. È ancora presto per fare delle impressioni un pochino più concrete. Sta iniziando il secondo quarto, la prima palla è per Claudio Munini, rientrato in campo con Piazza, con Gueye, con Principe e con il numero 8 Truccolo.
Palla per Piazza, sotto per Principe, palla toccata da Cazzaniga, rientrato in campo con Milani, Borroni, Maiocco e Tavernelli per Legnano. Va Gueye a fare la rimessa, marcato da Dario Borroni. Poi palla persa da Udine con Tavernelli che va in contropiede a sbagliare però. A sbagliare e a commettere anche fallo, occasione veramente buttata alle ortiche per Legnano, era una palla recuperata importantissima, forse Tavernelli poteva fermarsi e aspettare un compagno, ma ovviamente quando sei solo in contropiede hai in mente di segnare due punti e purtroppo non lo possiamo biasimare per averci provato. Piazza, porta palla, marcato da Tavernelli, anche lui con due falli. Fuori per Truccolo, Truccolo per Piazza, ancora Truccolo, marcato da Milani, poi Principe contro Cazzaniga, palla fuori, Maiocco su Munini, si alza Claudio Munini da lontano, sbaglia, rimbalzo di Milani, sfortunato anche in questo caso Claudio perché la palla era girata sul ferro, poi ci riprova Tavernelli e stavolta elude la sorveglianza di Piazza e va a segnare due punti, bravo Riccardo. 28-17 per Legnano con Principe che spinge abbastanza platealmente via Tavernelli. Gueye per Truccolo, marcato da Milani che gli ruba la palla e la palla è bianca, la palla è per Legnano e c'era anche un fallo a favore di Legnano, secondo me fallo di Truccolo su Milani che adesso non voglio esagerare, ma se proseguiva questo fallo era da fischiare anche antisportivo. Lasciamo perdere, abbiamo recuperato palla, va bene così. 28-17 per Legnano, 8:40 da giocare. Tavernelli cerca un compagno, poi trova Capitan Maiocco, fuori per Dario Borroni, non ha lo spazio per il tiro. Fuori ancora per Tavernelli, Borroni, Cazzaniga dal mezzo angolo, due punti! Grande azione di Legnano, 30-17, azione con la palla che non ha mai toccato terra. Poi Truccolo da lontanissimo, segna da tre, Milani si dispera. Più 10 Legnano, 30-20 con la bomba di Truccolo, Milani si dispera per non essere riuscito a difendere, poi fallo fischiato a Claudio Munini su Cazzaniga, buon Claudio ha da dire all'arbitro con pochi capelli, anzi neanche uno. Ma anche in questo caso c'era minuto chiesto da Udine. Secondo me il coach di Udine, il coach Paderni, non si aspettava una Legnano così agguerrita e così organizzata qui al Palace. Sì, per ora veramente, ripeto, se Mattia l'ha preparata proprio bene. Soprattutto questa osservazione deriva dal fatto che in attacco Udine, il portatore di palla di Udine in attacco non trova mai un compagno libero su un movimento che sembra organizzato in funzione dei movimenti degli altri, esatto, compagni. Esatto. Mentre per Legnano, e l'esempio ultimo è stato lampante, tutta la squadra ha giocato in funzione del tiro alla fine preso da Cazzaniga. Esatto. Infatti anche la bomba presa da Truccolo e mandata a bersaglio, bella, niente da dire, ma iniziativa totalmente personale del giocatore di Udine, mentre l'entrata di Borroni che senza guardare a lato trova Cazzaniga libero mentre avrebbe potuto appoggiare due punti è stata molto giocata molto bene. Rimessa dal fondo per Legnano, per il fallo di Munini va addirittura Cazzaniga a prendere palla, poi Truccolo mette le mani addosso con una certa veemenza a Tavernelli, Maiocco da lontano, capitano Maiocco, tre punti del capitano, 33-20 per Legnano, andiamo ragazzi. Piazza per Principe fuori ancora per Truccolo, mette giù la palla, trova Cazzaniga, palla persa, palla recuperata da Legnano, andiamo ragazzi. E anche in questo caso Udine non sapeva esattamente cosa fare, da dove attaccare. Sì, non mi sta piacendo, a parte la bomba che ha segnato, ma non mi sta piacendo Truccolo perché sta usando troppo, decisamente troppo le mani.
e con l'aiuto degli arbitri. Maiocco nell'angolo, Cazzaniga, Borroni da tre, lunga, rimbalzo è di Maiocco, no, è di Truccolo che parte in contropiede, trova Piazza, gira intorno all'area, poi angolo ancora per Truccolo che ci riprova da tre, stavolta è corto, rimbalzo di Tavernelli, Milani da tre, arresto e tiro, lunga con Gueye e Munini che fanno buona guardia sotto il canestro difensivo, ottimo tagliafuori di Munini. Piazza ci prova lui, sbaglia, rimbalzo di Maiocco, andiamo ragazzi, andiamo, chiama il gioco 1 Mattia. Tavernelli per Maiocco, Borroni ci riprova da tre, lunga anche questa, dai Dario che prima o poi una la metti. Sempre più 13 Legnano, 6:34 da giocare, Gueye manda via Cazzaniga, palla sotto per Bellina, no, per Principe che va a realizzare in semigancio, 33-22, bel semigancio di Mattias Principe. Maiocco marcato da Munini, Milani fuori per Tavernelli per Maiocco, ci riprova da lontano, capitan Maiocco, più 14 Legnano, 2 su 2 dall'arco per il capitano e Mattia ripropone Marco Arrigoni sul cubo dei cambi. Munini marcato da Maiocco, si svita, tira, lungo, rimbalzo di Milani, andiamo ragazzi. Cazzaniga per Milani, si placa l'ardore del contropiede di Legnano contro la difesa schierata, Borroni maltrattato da Truccolo, tutto buono per gli arbitri, poi palla per Cazzaniga che va a segnare e a subire il fallo di Principe che dice io non ero neanche qui e invece c'eri caro il mio Principe. Impressionante Legnano in questo secondo quarto. E minuto ancora chiesto da Udine, 38 Euro Promotion Legnano, 22 pallacanestro Udine, più ci sarà un tiro libero per Roberto Cazzaniga. Udine cerca giustamente di fermare l'arrembante Legnano di questo primo tempo di gioco, ma la verità è che se non ci iniziano a capire qualcosa sia in attacco sia in difesa sarà davvero dura per i giocatori friulani, anche perché a 5:25 dalla termine del secondo quarto di gioco Legnano è avanti di ben 16 punti, potenzialmente 17 con il libero di Cazzaniga. Sì, un primo tempo, consideriamo i primi due quarti, quarto e mezzo, fate voi, giocati in maniera quasi perfetta da Legnano, se non era per le due bombe di Dario Borroni che hanno comunque girato sul ferro e sono uscite, potevamo essere già a più 20. Rientra Navarini per Legnano, riposo per Ricky Tavernelli. Libero per Roberto Cazzaniga che potrebbe portare più 17 i nostri colori. È rientrato Bellino intanto al posto di Munini. Realizza Roberto Cazzaniga, poi va a sedersi in panca e fa posto a Marco Arrigoni che riceve indicazioni da Mattia. Vediamo tra i nostri due quattro in campo, cioè Arrigoni e Maiocco, chi marcherà il lungo avversario. Piazza in entrata va a realizzare a velocissimo il meno 15 per i suoi colori, difesa di Legnano impreparata in questa occasione, Piazza è stato bravo a sfruttare la corsia che gli si è presentata davanti. Navarini vuol tirare lui e tira lui e il tiro è lungo e la palla è di Gueye e compagnia con Truccolo per Gueye. Chiama il gioco il giocatore col numero 10, poi va a prendere posizione per un tiro da tre, Gueye e lo mette, gran tiro di Osman Gueye che porta a meno 12 i suoi colori e vedete che Udine può accendersi in un attimo da meno 17 a meno 12. Milani contro Principe. Arresto e tiro di Milani, due punti, Tommaso Milani, ragazzi che giocatore, 41-27 per Legnano con
Piazza Bellina, Principe Gueye, Truccolo, quintetto fisicato di muscoli per Udine, con Principe che butta via Navarini. E qui c'è uno sfondamento grande come una casa che infatti viene fischiato a Piazza, anche se secondo me era prima da fischiare la sbracciata, il cosiddetto hooking di Principe su Navarini, che se è più piccolo non è colpa sua, non è per questo che deve essere sbattuto via come uno stuzzicadenti usato. Comunque sfondamento fischiato a Piazza e Legnano può ripartire sul 41-27. Andiamo ragazzi. Navarini pompa palla contro Piazza, sotto per Arrigoni, Arrigoni contro Bellina, scontro di muscoli. Arrigoni, grande giro sul perno di Marco Arrigoni che lascia lì l'avversario e va a segnare il 43esimo punto di Legnano. Poi Gueye inciampa, riesce a tenere la palla. Bellina, Bellina fuori per Piazza, Piazza nell'angolo per Dri, marcato da Milani, fallo fischiato a Dario Borroni. A Dario Borroni lontano dalla palla, reo di aver trattenuto Principe, ma allora se fischiamo questo Principe doveva essere già seduto per 5 falli, perché più che trattenere non ha fatto fino adesso, va bene. Piazza, Piazza per Gueye, c'è Borroni su Gueye che si butta dentro, va a segnare e a subire anche fallo, non capiamo di chi perché sono 10 giocatori in un fazzoletto. La prestanza fisica di Gueye è veramente terrificante. Sì, terrificante, sì. In questo caso erano in tre, mi pare, i giocatori di Legnano a tentare di fermarlo, è andato dentro. Esatto, va a segnare il libero aggiuntivo, il giocatore col numero 10 porta a 30 i suoi colori contro i 43 di Legnano. Sì, fisicamente incontrollabile Gueye, ma Iocco ci riprova da tre, stavolta è corto. La palla cade in mano a Filiberto Dri che parte in attacco. Va in entrata Dri, poi trova Principe, ma è chiuso. E poi un fallo ancora, fallo di Borroni, altro fallo contro Legnano e per fortuna non ci sono liberi adesso, secondo fallo di Borroni. Ricordiamo che anche Penserini e Tavernelli hanno già due falli, il gioco è fermo, non so perché. Ora l'arbitro consegna la palla a Dri che la dà a Piazza in angolo, sono 10 giocatori in un metro quadrato. Dri marcato da Milani, blocco di Bellina che poi va a prendere il tiro, sbaglia, rimbalzo di Arrigoni, andiamo ragazzi, rimbalzone al piano di sopra per Marco Arrigoni. Milani arresto e tiro da tre, corta, rimbalzo di Arrigoni, fuori per Gueye, il primo a avventarsi sulla palla, poi viene fischiato un altro fallo contro Legnano, fallo di Navarini. Navarini, sì, esatto, fallo di Navarini e stavolta ci sono i liberi per Gueye, che ci sembra un pochino protetto dagli arbitri, un pochino, perché grosso com'è non penso che ha bisogno. Gueye sbaglia il primo libero. Secondo libero per Gueye, questa volta è a segno, meno 12 per Udine, più 12 per Legnano, 43-31, 2,5 da giocare. Navarini, bisogna segnare due punti ragazzi per riprendere, e qui c'è un fallo di Piazza ragazzo, se non è fallo questo, cioè non capisco io, ma hanno giocato questi a pallacanestro qualche volta? O cioè Piazza ha buttato via Navarini in palleggio, poi dice ma no, ma non è fallo arbitro, ma incredibile, va a sedersi Piazza e rientra un altro amante del wrestling quale è Truccolo. Rimessa dal fondo per Legnano, Navarini per Maiocco, Maiocco per Milani, marcato da Mulini, Maiocco dall'angolo ci riprova, è lunga. E ragazzi, abbiamo abbassato un pochino la media da fuori e Udine ne sta piano piano approfittando. Truccolo per Gueye che subisce fallo da Milani.
Adesso anche il pubblico del Palace inizia a spazientirsi. Sì, anche il pubblico inizia un po' a scocciarsi, perché insomma non è possibile che su Gueye è sempre fallo, ma... Ancora in lunetta il numero 10 di Udine, che mette il primo libero e porta i suoi a 32, piano piano da 17 di svantaggio Udine arriverà a 10, infatti arriva a 10 in questo momento, 2 minuti da giocare nel secondo quarto, si riparte con sempre Navarini a menare le danze e Borroni in guardia. Navarini per Maiocco, Maiocco sotto per Arrigoni, Arrigoni contro Bellina, Marco Arrigoni va a segnare da sotto e muove il tabellino di Legnano, 45-33. Bravo Marco, avanti, difesa adesso ragazzi. Munini, Munini per Dri, Dri marcato da Navarini, altra differenza fisica e terzo fallo di Navarini. Non ci siamo ragazzi, non ci siamo. Altri due liberi regalati e Navarini va verso la panca di Ferrari, probabilmente gli dirà: caro coach, questi sono grossi tutti tre volte me, purtroppo è un po' duro a tenerli. Dri segna il libero, riporta i suoi a meno 11 e probabilmente a meno 10 col prossimo libero che arriva in questo momento, ed è sbagliato, rimbalzo di Maiocco. Maiocco per Navarini, si rimane sul più 11 per Legnano, 1.25 da giocare, Alberto Navarini ancora lui a portare palla sotto per Arrigoni, Arrigoni si allontana, poi tira in allontanamento, tiro è lungo, rimbalzo è di Gueye, fuori per Bellina, Bellina segna dal mezzo angolo e porta a meno 9 i suoi. Navarini, Navarini per Borroni, Borroni per Milani, Milani probabilmente vorrà tirare lui, infatti arresto il tiro di Milani e va a segno Tommaso Milani, più 10 ancora Legnano, 40 secondi da giocare. Bellina, Bellina contro Maiocco e ancora fallo fischiato finalmente a favore di Navarini e Dri ha anche il coraggio di protestare. Veramente ci sembra una roba fuori dal mondo che Dri abbia il coraggio di protestare dopo aver messo il gomito in bocca a Navarini, averlo spinto lontano. Non veramente, ci sembra veramente una roba assurda. Palla per Legnano, cioè non è che perché è più piccolo lo puoi stuprare come vuoi, caro Drie. Milani, Milani in entrata sotto per Arrigoni, Arrigoni va a appoggiare, 2 punti, più 12 Legnano, 17 secondi da giocare, dai ragazzi. Milani ha fatto un assist straordinario, ha nascosto la palla. Ha nascosto la palla, veramente. Che giocatore. Da lontano, Truccolo, tiro è lungo, rimbalzo di Maiocco. 1 secondo da giocare, Maiocco da metà campo, sbaglia, palla in tribuna. Si va all'intervallo a bere un tè caldo e a cambiare la maglia e anche a mettere qualche cerotto. Sul 49 Euro Promotion Legnano, 37 Pallacanestro Udine.